Anch'io era Milano, sì, era Milano anch'io. Per essere ascoltato come testimone ho processo per dei compagni. Pensate che ho viaggiato tutta la notte da Roma a Milano su una 500 scassata di color verde. Milano è sempre stata una città accogliente. D'altra parte era sotto Natale, c'erano le feste, i luminari e tutto. Io sono sempre stato alla periferia di Milano, Baggio, quartiere alla periferia. Insieme alla mia prozia, che mi ha fatto anche da mamma, si chiamava Rachele. Un uomo col viso scavato, la barba in cotta, i capelli al vento, sempre squattrinato. Dice di aver fatto il ballerino in una compagnia di rivista, di un spettacolo insieme a Pippo Baudo e a Don Lurio. Il giorno 13, da Portone mi trovo due signori in borghese e uno mi dice: documenti, subito pensavo uno scherzo. L'altro mi prende per un braccio e mi dice: tu sei Pietro Valpreda? Sì, sono io, lo ammetto. Vieni con noi. Ma non potete arrestarmi, non ho fatto niente. No, queste sono formalità, vieni. È successo tanto velocemente che non sono neanche riuscito a salutare mia zia Rachele. Giorno 16 mi trovo a Roma, davanti al famoso tassista. È lì, mi dice. Cioè, ma scusa, ma sei sicuro? Guardami bene, ma mi conosci? Infame. Quanto ti è andato per incastrarmi? Dimmelo! Infamone. A un certo punto lo conoscete tutti la situazione, c'era un giovane giornalista inviato dalla RAI, Bruno Vespa si chiama, tutto contento, un giro col microfono: è lui il mostro, è lui quello di Piazza Fontana. Non ci posso credere. Comunque, signori, questa è una strage di Stato, una strage di Stato! Era nell'aria, lo dicono tutti, subito dopo la strage. La mattina del giorno della strage, la prima pagina del Corriere della Sera parla di schiavette alternate a tensioni dal campo sindacale, annunciando lo sciopero generale dell'industria. Infatti, gli ultimi mesi del 1969, i più fitti di sciopero e contestazioni sono stati definiti autunno caldo, locuzione destinata a un successo duraturo nel lessico politico italiano. Nonostante il boom economico, i salari degli operai italiani restano i più bassi d'Europa. I primi tre mesi di malattia non venivano pagati. Erano enormi le differenze tra impiegati e operai. Quest'ultimi non avevano la mensa e dovevano portarsi il baracchino da casa. Per giunta, nelle industrie del nord lavoravano molti operai immigrati dal sud che vivevano in condizioni abitative precarie e inadeguate. Però c'era una grande spinta partecipativa. Oggi si stenta a trovare qualcuno che voglia intervenire in un'assemblea sindacale. In termini di ordine pubblico, lo Stato risponde col pugno di ferro, soprattutto nel meridione, contro i braccianti. Gli agenti non esitano a sparare. La polizia armata è sottoposta a disciplina militare. Nel dicembre del 1968, due braccianti, Giuseppe Sciviglia e Angelo Sigona, si aggiungevano a una serie di morti. Il 19 novembre 1969 muore, in circostanze poco chiare, l'agente di pubblica sicurezza Antonio Anarumma. Bracciante, raccoglitori di stracci,
operaio degli altiforni, pescatore, venditore abusivo di crostacei. Mio padre era così, adoratore del sole, adoratore delle balene, silenzioso, non ha mai parlato con nessuno, analfabeta, credente solo nella vita, solo nel suo trascinare, inquietante dai primi cenni dell'alba ai tramonti fondi. Mio padre, così come è stato dentro, in questo mondo torbido, senza chiedere niente a nessuno, stanotte è sceso nel tempo, profondo, nei cieli grandi che lui guardava, per ore e ore, negli universi incandescenti e amati con dura segretezza. Dopo la poesia bracciante raccoglitore di stracci, un'altra poesia di Ferruccio Brugnaro, operaio poeta del Pietro Alchimico di Marghera. Compra, compra più che puoi, consuma, consuma, chiavatene di qualsiasi rapporto, schiaccia tutto e tutti, compra sempre, porta a casa più che puoi, riempiti, riempiti con avidità. Non guardare in faccia a nessuno, circondati di alte mura, che non ti raggiunga erba o voce umana, affonda, affonda nella merda, più che puoi, sta bene in guardia, compra, porta a casa, consuma sempre, guarda in giro, sta attento, schiaccia qualsiasi fiore, qualsiasi pianta, compra, compra sempre, porta a casa, più che puoi, consuma, consuma, affonda nella merda, merda, merda. Il pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo c'è l'abete illuminato, ma in via del Corso non ci sono luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza della Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Dio, come vola tutto così in fretta, risparmi e gente, tutti così in fretta. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza, bisogna piangere i sonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spinta. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale, se questa vita avrà un futuro, metterà a casa, potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia, là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza, bisogna piangere i sonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Notti di sangue e di terrore scendono a valle sul mio paese, chi pagherà le vittime innocenti, chi darà vita a Pinelli Ferroviere. Padrone a una riunione
confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere e sui compagni in carcere sepolti. Come un vecchio discende il fascismo, succhia la vita mia gioventù. Non sentite il grido sulle barricate, la classe operaia lo attenderà armata. Si stacca dalla, lo capirete, è una,
È una canzone di Gaber che è significativa come senso poetico, descrive bene. Scusate la voce che non è molto. Un altro genere, e tu mi vieni a dire che l'uomo muore lontano dalla vita, lontano dal dolore, e questa quasi indifferenza non è più capace di ritrovare il suo pianeta fatto di aria e luce. E tu mi vieni a dire che il mio presente è come un breve amore del tutto inconsistente, che preso dai miei sogni io non mi sto accorgendo che siamo il capolinea al termine del mondo. E tu mi vieni a dire che tutto è osceno, che non c'è più nessuno che sceglie il suo destino. Non ci rendiamo conto che siamo tutti in preda di un grande smarrimento, una follia suicida. E sento che hai ragione se mi vieni a dire che l'uomo sta correndo e coi progressi della scienza ha già stravolto il mondo, però non sa capire che cosa c'è di vero nell'arco di una vita tra la culla e il cimitero. E tu mi vieni a dire c'è solo odio, ci sarà sempre qualche guerra, qualche altro genocidio, e anche in certi gesti che sembrano solidali non c'è più l'individuo, siamo ormai tutti uguali. E sento che hai ragione se mi vieni a dire che anche i più normali in mezzo ad una folla diventano bestiali, e questa specie di calma del nostro mondo civile è solo un'apparenza, solo un velo sottile. E tu mi vieni a dire, quasi gridando, che non c'è più salvezza, sta sprofondando il mondo. Ma io ti voglio dire che non è mai finita e che tutto quel che accade fa parte della vita. Signor Giannettini, ci vuole spiegare perché si è costituito dopo la fuga all'estero? La ragione è molto semplice. Vede,
signor pubblico ministero. A un certo punto era venuta a mancare la motivazione principale per cui io me ne ero andato. L'onorevole Giulio Andreotti aveva dichiarato apertamente che io facevo parte dei servizi segreti. A quel punto, cosa c'era da nascondere più? E allora liberamente, signor pubblico ministero, e sottolineo liberamente, mi sono messo a disposizione per rispondere a tutte le questioni. Lei ha dichiarato che rientrando in Italia temeva per la sua incolumità. Certo, ovviamente ero entrato a far parte di una vicenda più grande di me. E su di me, signor pubblico ministero, si poteva centrare una particolare attenzione. Scusi se mi lascio andare a questa reazione di fronte alle sue dichiarazioni un po' esagerate. Ricordo bene, la notte del mio arrivo dall'Argentina, c'era